Milano per i festeggiamenti degli 80 anni di Enzo Biagi e abbiamo un signore, Ottavio Forlini, che è venuto addirittura da Teramo. Ecco, volevamo sapere cos'è che lo attirava da così lontano, se più la figura di Enzo Biagi o l'amicizia per Adelfo Cecchelli. Beh, questo indubbiamente mi rende molto felice, onore a Gaggio. È da parecchio, un paio d'anni che io frequento Gaggio, un paese in montagna molto ma molto bello, a livello c'ha delle cose splendide. Poi mi ha fatto piacere l'invito di Gaggio da parte della presidente di Margherita con l'amicizia di Cecchelli per questa presentazione, questo evento con Enzo Biagi, che è un personaggio che non scopro io, che leggo dai giornali, e oltretutto la stima e l'amicizia che mi lega con Adelfo Cecchelli. Ecco, per cui insomma un po' tutte e due le cose, se vogliamo. Sì, sì, in effetti tutte e due collegate, e che oltretutto una bella serata, vedo persone molto interessante a questa presentazione, con una finale con due ragazzi eccezionali a livello di flauto e di chitarra. Ecco, le è piaciuta anche la parte di musica classica? Indubbiamente, che non mi aspettavo, me ne aveva parlato, ma non mi aspettavo di questo grande successo di due ragazzi. Insomma. Bene, grazie. Margherita Cecchelli, che ora è presidente del gruppo Gente di Gaggio, penso sarai soddisfatta della serata, c'era un sacco di gente. Sono molto soddisfatta della serata, e chi mi ha visto all'inizio mi ha visto molto tesa, agitata per il peso, diciamo, perché la nostra responsabilità di mettere fuori un cartello con la presenza dell'autore, io l'ho sentita personalmente moltissimo. Sono stata contenta che ieri sera avete già annunciato la probabile assenza di Biagi, e quindi mi sono sentita un po' più tranquilla oggi, però ero agitatissima, questo è vero. La serata è stata splendida, il filmato penso che è interessantissimo per tutta la nostra zona e per tutti quelli che vogliono bene a Biagi. Il concerto penso che sia andato ancora meglio, perché Gianni e la Patrizia sono due artisti straordinari, e sono proprio felici che rimangano in zona e che domani sera, cioè giovedì, si potranno sentire ancora qui nelle nostre vicinanze. Tra l'altro, proprio pochi minuti fa la Patrizia ha ricevuto i complimenti anche di Giorgio Zagnoni, che era un esperto, direi, del settore. È un proprio collaudo. Quindi se lei è andata via con un complimento di Giorgio Zagnoni, può essere veramente felice, ecco. Bene, grazie. Bene, Francesco Berti, che fra l'altro è uno dei più intimi amici di Enzo Biagi, anzi abbiamo visto che hai fatto anche varie domande in questa intervista, no? E volevo chiederti da cosa traspare soprattutto il grande amore di Enzo Biagi per i suoi luoghi? Da un senso di assoluta fedeltà. Secondo me la fedeltà è il tema etico della nostra generazione. Enzo lo ha sempre sentito in modo molto vivo e ha sempre tenuto fede a questa sorta di imperativo, per cui tu puoi esaminare tutta la sua carriera, leggere tutti i suoi 74 libri, trovi sempre una linea coerente e soprattutto fedele. Cioè lui non ha mai smentito questa grande esperienza formativa, della quale ha parlato con tanta sincerità. Veramente è stato una specie di inno, di monumento che ha fatto alla nostra piccola brigata Giustizia e Libertà. Non glielo fanno a Gaggio le amministrazioni comunali, l'ha fatto la parola di Enzo Biagi, che va più lontano. Sì. Senti, un particolare proprio di questo cambiamento che ha avuto durante la guerra, che lui forse ha riconosciuto proprio in questa intervista, no? Perché non dobbiamo nasconderci che Enzo Biagi era stato fascista, no? E lo aveva ammesso lui stesso, no? Ecco, però
a un certo punto ha avuto questo, questo impeto, cioè lo scegliere la parte giusta al momento giusto. Ecco, secondo te cos'è che l'ha spinto a scegliere la parte giusta? Le cose, perché quello che dice Enzo Biagi lo dico anch'io di me stesso, pur essendo di alcuni anni più giovane di lui, ho fatto la sua stessa identica parabola. Noi siamo usciti da una scuola fascista italiana e se non ci fossero state le cose, la nostra scuola sono state le cose che abbiamo incontrato e che abbiamo dovuto fare qui a Gaggio, sui monti. Quella è stata la nostra vera università, quella che ci ha cambiato pelle. Che un giovane che usciva dalla scuola fascista fosse fascista nel senso che non conosceva niente altro è assolutamente normale. E quindi a Enzo, a me, a tanti altri. Io in brigata mi ricordo che c'erano alcuni che non avevano fatto questo itinerario per una ragione molto semplice, che erano nati in una famiglia antifascista, che avevano il padre che magari era stato picchiato dai fascisti nel 21, sì. E allora avevano sotterraneo questo capitale, questo talento dell'antifascismo. Noi l'abbiamo scoperto vivendo. Perfetto, ti ringrazio. Va bene. Ecco, questa sera a Gaggio è presente anche il maestro Giorgio Zagnoni, ha assistito così a questa performance musicale e chiediamo appunto un giudizio generale sulla serata. Tra l'altro c'è moltissima gente, per cui... Ma a me pare molto bella e sentivo prima nell'intervista di Biagi che descriveva la montagna, l'Appennino a macchia di leopardo, dicendo che ci sono ovviamente centri che... fanno più cultura, che hanno più interessi, centri meno. Certamente Gaggio è uno dei centri montani dove vedo che non manca la volontà e la voglia di fare cultura e sono molto attivi, sono bravissimi e anzi bisognerebbe forse che molti prendessero esempio da loro. La serata è stata molto bella e la flautista e il chitarrista sono stati bravissimi e direi che è mancata solo forse purtroppo la presenza di Enzo Biagi, la presenza fisica, perché l'intervista l'abbiamo vista e poi in realtà la presenza c'era. Ecco. Sì, certo, sì. Anche perché lui, devo dire, è un personaggio straordinario che ti incanta e staresti ad ascoltarlo per giorni interi, però a parte la sua mancata presenza, devo dire che la serata è stata molto bella e molto piacevole. Perfetto, grazie. Non sono tremendo. Dunque, abbiamo i due musicisti della serata, vi è piaciuta? Sì, devo dire che è stata una bellissima serata, piacevolissimo suonare per questo pubblico molto attento a qualsiasi variazione che poteva succedere anche durante il concerto, perché si sa che i concerti all'aperto possono svelare sempre qualcosa di misterioso, non sempre le condizioni anche climatiche si prestano, però devo dire che è stato molto molto piacevole suonare per questo pubblico. Anche il pubblico dell'Appennino, dell'Alto Reno, allora comincia a apprezzare la musica classica. Beh, tu che giri parecchio. Ma guarda, io credo che di concerti qua ne ho fatti molti e vedo sempre più gente partecipa a questo tipo di musica. Capisco che non è facilissimo riuscire a entrare dentro a questa musica e capirla fino in fondo, però basta provarci, che poi è una musica piacevolissima e che scorre bene, insomma. Okay. Abbiamo qui Adelfo Cecchelli, ex presidente ma fondatore, diciamo, di Gente di Gaggio. Felice ex presidente, perché i guai ce li hanno gli altri adesso e io ho solo le incombenze dell'organizzazione, sono libero, mi lasciano fare un po' come, insomma, mi lasciano fare qualcosa. E stasera, questa serata, dopo tanta tensione e la mancanza di Enzo Biagi, comunque alla fine mi sembra riuscita bene. Però
Ecco, so che tu declini il giudizio sulla serata, però questa ragazza... Che stimo moltissimo, perché sì, è una mia amica, anche se ci sono addirittura 40 anni di differenza. Lei ha 17, io ne ho 57, però abbiamo molti interessi in comune, la pittura, il teatro, eccetera. Lei è una bravissima attrice, partecipa alle serate di astronomia. Io stimo moltissimo Giulia Borghi. No? Ecco, allora Giulia, com'è andata la serata? A me è piaciuta molto, mi è piaciuta sia la parte iniziale, nonostante la mancanza di Enzo Biagi, però l'intervista mi è sembrata molto esauriente lo stesso, e mi è piaciuta molto anche la seconda parte, musicale, musica bellissima, bravissimi gli esecutori, e sono molto contenta di essere venuta qui, insomma. Per cui, insomma, la musica classica piace anche ai giovani, ecco, non solo ai più anziani. Giulia suona molto bene il pianoforte, sì, oltre alle altre cose. Io, ad esempio, non so suonare, lei è più avanti di me, no? Per quello che io, veramente, è una ragazza che ha un grande futuro nell'alta Valle del Reno. Speriamo di sì. Speriamo. Grazie. Bene, grazie. Io ringrazio ancora molto.